Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Siamo con il volume numero 1, l'epistolario, e ci troviamo nel complesso religioso della chiesa di San Pio da Pietrelcina, proprio qui per leggervi un passaggio di una lettera di Padre Pio, scritta a luglio del 1915 a Padre Agostino. Scrive Padre Pio. Lui nel 15 si trovava a Pietrelcina, questa strana malattia che lo costringeva a stare nella sua terra natale. Mio carissimo Padre, la grazia del Celeste Padre informi sempre più il vostro spirito, rendendolo sempre più degno per la patria celeste, così sia. La mia anima, scrive Padre Pio a Padre Agostino, è posta dal Signore a marcire nel dolore. Il mio stato è amaro, è terribile, è estremamente spaventoso. Tutto è oscurità intorno a me e dentro di me, oscurità nell'intelletto, afflizioni nella volontà, angustiato sono nella memoria. Il pensiero della sola fede mi regge in piedi. Nell'intimo sono tocco di dolore ed in pari tempo afflitto ed ansioso di amore divino. L'è una grazia questo stato per me, oppure segnerà adesso un eterno abbandono, un ritiro per sempre di Dio da me a causa dei continui disgusti che a Lui cagionati con la mia vita, scrive, pensate un po', Padre Pio. Questo mio spirito trova egli in Dio un padre amoroso che sempre l'accolga, o piuttosto un giudice severo che lo condanni. In questo stato, che in modo speciale più mi strugge, è il vedere che non sono degno di Dio e non lo sarò mai più, perché vedo che con ogni chiarezza, con ogni evidenza la mia bruttura. Io conosco pure nel più chiaro modo che sono affatto indegno di Dio e di qualsiasi creatura. Innanzi all'anima si vanno schierando uno per uno tutti i mali di cui ella si rese rea davanti a Dio, e questo fa sì che tocchi con mano che non potrà mai avere altro. Adesso sì che l'anima va intendendo quello che disse il real profeta: per l'iniquità correggesti l'uomo e facessi disciogliere l'anima come il raggio che si sventra. Ma quest'uomo fortunato di cui parla qui il profeta e accettò al Signore ciò che egli sperimenta è un tocco di misericordia per concedergli nuovi favori e non già un tocco di castigo. Ma Dio volesse che così fosse anche per me. Sotto l'influsso di questa oppressione e peso, l'anima mia è così lontana dal pensiero di essere da Dio favorita che le sembra che quel minimo residuo di appoggio che ancora le rimaneva disparve con tutto il resto e che non vi è più anima che valga a compatirla.